Bentrovati a Mapperò, ancora una volta qui nel cuore di Roma, a tavola con due politici, questa volta anzi due medici, oltre che politici, perché parliamo di sanità. E tanto per cambiare parliamo di tagli. Tagli, ritagli in ogni settore, anche in quello sanitario, ogni settore cerca di resistere, di combattere, di aggiudicarsi qualche briciola. Per quanto riguarda la sanità ci sono state promesse a non aumentare i ticket, ma insomma sono promesse soltanto di scelte che saranno rimandate forse a gennaio. Due medici. Cominciamo con il professor Lucio Romano, che è qui con noi, ben trovato, Grazie. che è senatore, vicepresidente del gruppo al Senato di Scelta Civica, dove ha deciso di buttarsi in politica dopo una lunga carriera accademica. Che la vede non soltanto medico, ginecologo, docente universitario in medicina, ma molto impegnato nell'associazionismo che nasce nel mondo cattolico. Che mi è stato molto utile, che mi è Movimento per stato la Vita e presidente di di Scienza e Scienze e Vita. Vita. Questa esperienza per me è stata ricchissima, è stata utilissima anche perché mi ha dato la possibilità di formarmi, oltre in quella che è la dimensione culturale, che poteva essere anche il frutto di percorsi altri già fatti e sempre in itinere, ma mi ha dato anche la possibilità di costruire in maniera virtuosa quella relazionalità, che non è solamente dimensione teoretica, ma anche dimensione pratica, quindi determinati principi e valori, come questi poterli tradurre nella dimensione pratica. Sembra molto banale, però a noi interessa far conoscere le persone alla gente, perché spesso sotto la categoria politica, insomma, si nascondono delle monadi più che delle persone, delle vite. Medico perché? Politico perché? È un cambio di vita o è sempre la stessa scelta di vita? Io credo che sia un proseguire un percorso che per tanti anni, posso dire circa 30 anni, mi hanno caratterizzato nella dimensione pre-politica, vale a dire quella dimensione che dava la possibilità di sviluppare il vocabolario, un vocabolario fatto di libertà, di responsabilità, socialità, sussidiarietà, bene comune, termini questi che mi hanno accompagnato in questi anni e che evidentemente dovevano trovare anche una ricaduta in ambito politico, in una dimensione di maggiore responsabilità. E quindi dalla dimensione pre-politica alla dimensione politica. Questo credo che mi dia e ci debba dare tutti una grande forza, perché la dimensione pre-politica è la dimensione valoriale, che noi non dobbiamo mai dimenticare e che va a Questo può essere innervare. un handicap nell'agone politico, nel senso che uno parte schedato, parte con un'etichetta, o Ma credo proprio di no, non no? No. vorrei contraddirla, ma c'è una visione della politica come luogo comune di persone un po', che insomma. Non è che abbiano grande credibilità, invece ho avuto la possibilità, creda, di conoscere delle brillantissime persone, possiamo dire dei brillantissimi colleghi senatori, che evidentemente forse perché non solo alla prima legislatura, ma anche per esperienze precedenti, Non hanno pregiudizi. riescono non solo ad avere pregiudizi, ma riescono almeno per quando mi compete a creare un clima, trasversale nobile di collegamento e, come dire, anche una possibilità di fare dei percorsi comuni. Senta, lei ha due figli, mi diceva prima, sono due figli grandi, tra l'altro, vivono a Napoli, perché lei è di Aversa, Sì, ma sì. Beh, Aversa è quella della mozzarella di bufala. devo dire sì, è Anche. anche la città della grande No, visto che eravamo tradizione. a tavola, mi era venuto questo sfizio. È anche della città della grande tradizione normanna. È vero, è Normanna. vero. Vivono a Napoli, ripeto, i suoi figli, la Sì, vostra noi nonna. no, abitiamo e viviamo ad Aversa, anche se per ragioni professionali, mia moglie è nella realtà di Caserta, i miei figli studiano. E lavorano, studiano a Napoli, quindi diciamo mio figlio già ha conseguito un percorso compiuto in giurisprudenza, il secondo in medicina. Ne pensano della discesa in campo di papà In in politica? un primo momento non dico che erano Che ti vai a perplessi, no, cercare, eh? non erano che erano perplessi, ma diciamo hanno vissuto anche loro insieme a mia moglie Anna Maria, evidentemente la grande responsabilità di un'assunzione che significa, mi permetto, due cose, la nudità del candidato da un lato e anche molte volte l'esigenza di rendersi credibili per quelle realtà che non ti conoscono. Chi si candida, ed in questo caso con l'elezione, significa che deve mettere da parte tutto ciò che ha costruito prima, nel senso della rappresentazione pubblica, ma di quello che ha costruito prima deve essere una grande ricchezza. E esporsi al giudizio di tutti, credo che sia, come si suol dire, un atto di grande umiltà e fare la politica è un atto di grande carità. Allora, qui con noi un altro collega, in due sensi, nel senso che è un collega politico e un collega medico, il senatore Amedeo Bianco, lo facciamo entrare a tavola. Piacere. Ben Ciao, trovato a ciao. questa parca tavola sobria, abbiamo soltanto dei calzucci da aprirle, ma tante chiacchiere da fare, fossero solo chiacchiere leggere, sono anche temi pesanti perché la sanità è uno degli ambiti
principali su cui intervenire per ridare fiducia al Paese. Amedeo Bianco, senatore del Partito Democratico, anche lei una new entry nella politica. E poi ci racconteremo, insomma, qualche cosa della vita in coda, chi in testa e chi in coda. D'accordo. Partiamo subito, visto che siete qui insieme, con un minuto esatto per dirci le priorità urgentissime, nonostante la spending review, su cui è ineludibile che il governo intervenga nel campo sanitario. Amedeo Bianco, lei. Mantenere il Servizio Sanitario Nazionale, mantenerlo nei suoi aspetti di universalismo, di equità e di solidarietà fondamentalmente, perché il Servizio Sanitario Nazionale è un grande patrimonio civile, oltre che tecnico, professionale e sociale di questo Paese. Meno di un minuto, rapidissimo. Professor Romano. Io sottoscrivo quanto diceva il collega Amedeo Bianco, e il grande sforzo e credo la grande difficoltà a cui noi oggi andiamo incontro è quello di poter coniugare una criticità in ambito economico finanziario con quelli che sono i valori propri dell'assistenza. E quindi il bene comune, la salute intesa come bene comune, l'individualità delle persone che devono essere assolutamente tutelate, e sottolineo, mi è caro quello che ha ricordato il collega Bianco, appunto l'universalismo e l'equità. Per quanto riguarda la dimensione assistenziale. Qui siamo sulle generali. Noi vi abbiamo seduti a tavola con due colori diversi. Non denotano più ideologie di appartenenza, grazie a Dio. Però qualche volta bisogna anche tenere presente che i nostri spettatori, la gente, ha bisogno di capire i punti di vista diversi. E immagino che ci siano. Quindi il nostro scopo, come il titolo della trasmissione nota, ma però ci chiamiamo, è quello di invitarvi ad aprire il menù e non a ordinare il dolce, vista l'ora, ma semplicemente a guardare il foglietto che a tradimento vi abbiamo inserito dentro. Ci sono avverbi e preposizioni avversative e dubitative. Ne scegliete una a testa e vi contrapponete l'un l'altro con interventi molto brevi che devono obbligatoriamente cominciare con una di queste paroline, che io vado a spuntare in modo che non si sovrappongano. E vi ascolto. Vi ascolto e do il là per iniziare subito a scegliere una contrapposizione. E dico al professor Romano, i tagli sono stati pesanti nell'ultimo anno, 0,8% in meno su un settore già profondamente deficitario, penso ai contratti di fornitura alle ASL che hanno tagliato del 5%, e sono tagli che ha avuto il governo Monti, cioè la formazione di cui lei fa parte. Iniziamo subito, non in senso esclamativo, ma in senso positivo. Ma si ascrive al governo Monti un periodo di grandi restrizioni, la cosiddetta spending review. Ma non dimentichiamo, e se entriamo in una dimensione forse partitica, ma lo faccio con grande sforzo perché credo che la dimensione politica debba sempre prevalere sulla dimensione partitica. Era un'esigenza che si ravvedeva a livello nazionale e internazionale, che determinati sacrifici dovessero essere fatti a tutti i livelli e purtroppo anche nell'ambito della sanità, con una rirazionalizzazione dell'organizzazione sanitaria, nel tentativo evidentemente, forse non perfettamente riuscito, di poter sempre tutelare il bene e salute delle persone. Professor Bianco. Posso usare un altro avverbio? Deve, e io segno, sono qui con la penna apposta. Invece? Invece? Beh, invece, invece di leggere la spesa sanitaria come una spesa basta, su cui intervenire con delle tecniche, poi insomma i tagli lineari erano di Tremonti, la spending review è un'addizione più elegante, ma più o meno gli effetti sono di una certa linearità di tagli. Ecco, invece di considerarla solo così e quindi, come dire, su questa intervenire per realizzare, non dimentichiamo che la spesa sanitaria è il 15% della spesa pubblica e ha garantito il 40% dei tagli di tutta la spesa pubblica. C'è stata anche una certa asimmetria. Considerarla invece, tanto per cominciare, un elemento forte di equità e di equilibrio del Paese, primo. Secondo, è un settore... Abbiamo 20 secondi a testa. Finito. È un settore largamente produttivo. La catena, la filiera della salute è il 12-13% del PIL. Deprimere questo vuol dire deprimere il PIL, adesso anche solo volendo fare un ragionamento economico. Quindi invece considerarla diversamente, la spesa sanitaria. Romano.
Ma infatti. Infatti? Infatti il tentativo, alla luce anche del lavoro che stiamo svolgendo nella Commissione Igiene e Sanità, ma anche di concerto con il Ministro e con il Sottosegretario, è quello di dar luogo ad una rivisitazione di quella che è la spesa in ambito sanitario, che pur continuando la restrizione e la limitazione a livello economico-finanziario abbia il percorso virtuoso di tutelare comunque il bene salute. Evidentemente potrà richiedere qualche altro sacrificio. Se lei mi chiede quale altro sacrificio, onestamente le dico non lo so e non lo sappiamo ancora, che evidentemente tutto rientra anche di concerto con il Ministero dell'Economia e della Finanza. Sì, però posso dire che in realtà il Ministero della Sanità non ha voce in capitolo, dipende tutto. Ma il nostro tentativo appunto con il senatore Bianco e con tutti gli altri colleghi è di ridare questa autonomia al Ministero della Sanità, non che lo dobbiamo dare noi l'autonomia, ma comunque una maggiore, come dire, voce e forza nell'ambito della dialettica in oggetto. Bianco. Quindi? Cominciamo dal dire niente ticket 2014, fermiamo la macchina dei tagli e facciamo il patto della salute con risorse certe per le regioni. Ma quando poterlo fare? Quando poterlo fare? Farlo nel più breve tempo possibile, anche se tutto si rimanda al 2014. Io credo che in maniera molto onesta e realista dobbiamo tener conto anche di quella che è l'esposizione di spesa delle ASL a livello nazionale, in ragione delle quali poi poter individuare quale percorso e laddove poter trovare dei fondi, senza vessare ulteriormente soprattutto delle categorie sociali che già di per sé di grande fragilità, e non mi riferisco sotto il profilo già di per sé salutare, ma soprattutto economico-finanziario, credo che debbano trovare, soprattutto per il nostro impegno, una maggiore attenzione, una maggiore assistenza. Eppure? Gli elementi di fondo ci sono, i dati del DEF e i dati della Corte dei Conti dicono che a consuntivo le regioni hanno intrapreso un percorso virtuoso. Ci sciolga DEF, se non i nostri... Il documento economico-finanziario, l'economia e finanza. E la stessa relazione della Corte dei Conti dicono che le regioni, soprattutto quelle in piano di rientro, come era facile attendersi, hanno intrapreso un percorso virtuoso, la crescita della spesa, anzi la spesa è in diminuzione addirittura, tutte confronto al 2012. Quindi cominciano a esserci gli elementi in tutte le regioni? No, evidentemente le regioni che scontavano un grosso deficit ne hanno recuperato solo una parte, però in questi casi bisogna valutare il trend, perché altrimenti non c'è, cioè l'andamento, e l'andamento sembrerebbe essere positivo. Quindi, eppure le condizioni ci sono, bisogna fare una scelta. Allora cerchiamo di tutelare soprattutto quelle regioni che sono in avanzata fase sui piani di rientro. E qui abbiamo un piemontese e un campano, quindi... Sì, forse... ma io sono campano di origine, quindi... Ah, allora abbiamo scelto male. Scelto male. Prego, professor Romano. Abbiamo scoperto questa comune, diciamo, condivisione regionale da parte della sua come origine, io come abitazione. Questo ha facilitato ulteriormente questa unità d'Italia. Allora? Allora io credo che soprattutto per le regioni che sono in avanzata fase del piano di rientro, aiutarle maggiormente, dare loro la possibilità quindi di poter investire ancora meglio nell'ambito sanitario. Se qui ci fosse seduta, scusate l'intromissione, Beatrice Lorenzin, avremmo PDL, Scelta Civica e PD esattamente sulle stesse posizioni, non c'è nulla che vi divide? Rispondo io? Ma le dichiarazioni del ministro, quelle rese pubblicamente alle commissioni, compresa con la nostra... Forse? Il forse però proprio per usarlo, perché la ministra mi è sembrata molto determinata su questo, dicendo che ovviamente non ha la sua intenzione, è quello di salvaguardare il Servizio Sanitario Nazionale e porre la questione della sostenibilità economica per garantire la continuità. Quindi, ma questa è una cosa di sempre, qui non c'è mai nessuno che negli ultimi 15-20 anni si sia espresso contro un Servizio Sanitario Nazionale. Il problema non sta lì, nella dichiarazione di principio, il problema sta nelle politiche concrete che rendono possibile poi il reggersi di un sistema come questo. Mi dica una che non gli è piaciuta, fatta da Monti, così poi facciamo rispondere Romano, se no non si va avanti. Voglio dire, la logica a cui si è mosso il governo Monti era una logica di realizzare in modo drammatico risparmi di spesa. E ha tagliato troppo. Ricordiamoci che sono fermi i contratti di lavoro da 4-5 anni, che sono fermi le retribuzioni, che sono ferme tutte le possibilità di modificare le organizzazioni del lavoro.
Quindi, voglio dire, si è fermato, ecco. Romano. Come mai è accaduto tutto ciò col governo Monti? Non dimentichiamo che il governo Monti rappresentava la testimonianza tangibile di una fiducia trasversale, dove intervenivano nei decreti sia il PD, sia il PDL, sia le altre componenti. Quindi ascrivere alla responsabilità di Monti tutto ciò che si reputa che sia negativo, credo che sia, mi perdonerà Amedeo Bianco, un errore di ordine storico-politico, perché non dimentichiamo che Monti aveva la fiducia del PD e del PDL e nulla si raggiungeva, nulla si presentava, in qualità di governo evidentemente, alle Camere, se non fosse stato prima condiviso e concordato col PD e col PDL. Però, io ricordo le dichiarazioni del Presidente Monti all'insediamento del governo. Una delle bandiere era coniugare rigore ed equità. C'è riuscito? Non so. Sono riusciti? Perché? Ma d'altra parte sono riusciti o non sono riusciti in ragione anche di responsabilità partitiche. Io credo che noi siamo abbastanza sereni nelle nostre valutazioni, anche perché non eravamo deputati o senatori alla precedente legislatura, quindi la nostra è una valutazione, mi permetto di interpretare anche il pensiero di Amedeo Bianco, una valutazione di grande distacco ma di grande coinvolgimento in ragione dei nostri ruoli professionali, che seppur momentaneamente messi in disparte non li abbiamo dimenticati. Ora andiamo a sentire che cosa, qual è la percezione della gente comune, della gente che non ha una professionalità politica o in campo medico. Se la sanità italiana funziona, battute prese però da un osservatorio speciale, proprio qui dietro, in Piazza Colonna, davanti a Palazzo Montecitorio, dove passano uomini e donne di ogni regione, di ogni paese, di ogni formazione e cultura in Italia. Ascoltiamo. La sanità? Beh, oddio, non molto. Perché si sente sempre delle lamentele, i servizi non sono mai efficienti, mancano i macchinari, mancano le medicazioni. Sarebbe da fare una bella rivoluzione, una bella riforma. In qualche posto sì, credo, Però insomma è un bel problema. Tutti gli organismi internazionali dicono che la sanità italiana è la prima o la seconda al mondo, perché garantisce servizi gratuiti essenziali a tutti i cittadini, anche agli immigrati che vengono in Italia. Ovviamente ci sono aree in cui il funzionamento è molto carente e su queste bisogna agire, ma in parte lo si sta facendo. Sì, Regione Lombardia funziona. Dove abito io sì. E dove abita? A Rimini. Funziona benissimo. Per me, per la mia esperienza, funziona benissimo. Nel meridione no. In Sicilia no. Il sud versa in condizioni di debito pubblico veramente drammatiche e quindi insomma le regioni non riescono ad affrontare la spesa sanitaria che ha sforato notevolmente, soprattutto in regioni come la Campania. Chi ha soldi riesce a curarsi e a vivere, cioè abbiamo degli esempi di persone di 80 anni, no? Che stanno anche al governo, che stanno benissimo, anche 90 anni, perché? Non vanno certamente alla sanità pubblica. No, quella pubblica no. Ci sono degli ospedali in cui ci sono delle eccellenze, però sono a rischio chiusura. Quindi bisognerebbe lottare di più per rischiare questa chiusura, appunto in alcuni ospedali specialmente di provincia che funzionano perfettamente. Ci sono dei centri importanti, però c'è sempre questo rischio che incombe. Abito all'estero, lo so. Se devo chiedervi un commento soprattutto su quello che viene notato principalmente, la differenza tra regione e regione, quindi un problema grande perché questo poi obbliga alle emigrazioni per andare a cercare le eccellenze di cui si ha bisogno. Professor Bianco. Questo è un dato diciamo strutturale, in qualche modo ingigantito dalla riforma costituzionale che ha attribuito alle regioni vastissime competenze in materia sanitaria. E ovviamente il giudizio dei cittadini molto dipende da dove sono collocati, dall'efficienza locale, dal grado di sviluppo che sono riusciti a dare all'organizzazione dei servizi. Detto questo, il grading di qualità assoluta, compresa quella percepita,
è il solito, diciamo, grading del nostro paese, da nord a sud, un po' come la situazione economica, la situazione sociale, è un grading in discesa. Ecco, insomma, quindi diciamo che il federalismo non ha corretto, semmai poteva, questo gap. Roma. Ma devo dire che ogni generalizzazione è impropria, perché ci sono, non che adesso voglia difendere le mie terre, ma ci sono dei centri di eccellenza che molte volte non arrivano agli onori della cronaca, perché nella cronaca soverchia sempre la dimensione negativa sulla dimensione positiva. Stiamo parlando della maggioranza. Certo, persone, è che il sacrificio, certo che il sacrificio che è stato fatto per rientrare da deficit di bilancio pesa particolarmente in alcune realtà territoriali, sono perfettamente d'accordo su questo. Quindi una delle prime cose è riorganizzare il sistema in maniera che queste sperequazioni non ci siano più. Io ho una serie di domande, una a testa, vi pregherei proprio la rapidità di un gioco a ping pong. Li chiamano gli esodati della sanità. Non so se è vero, lo chiedo a voi che siete medici e politici del settore, che ci sono 2 milioni di persone che decidono di non curarsi, è così? Perché? Questo può essere, ma sono noti studi che individuano settori della nostra società, nuclei familiari che assommano a diverse centinaia di migliaia, che si vanno a collocare in una zona confine tra diritto d'accesso e perdita dell'accesso, che scadono in profili di povertà, così come definiti, per una spesa imprevista sanitaria. E quindi questa uscita dal sistema delle tutele è verosimile. Ecco perché dico che il Servizio Sanitario Nazionale è un grande strumento anche di identità sociale. Non so quanti ne siano, perché i dati sono sempre abbastanza ondivaghi per quanto riguarda i cosiddetti esodati in ambito della salute, però certamente c'è una fascia sociale che ha grandissime difficoltà ad accedere al servizio sanitario in ragione anche di difficoltà di ordine economico, ma teniamo conto che l'impostazione ancora una volta del servizio sanitario è sempre universalista, quindi credo che comunque assicuri un margine di garanzia per tutti. Visto che ci sono pochi soldi, la cosa che si potrebbe fare a costo, non dico zero, ma quasi, è la riorganizzazione della rete assistenziale, anche se ogni realtà ha sprechi ed efficienze diverse, come dicevamo prima. Sentivo parlare della proposta di un modello aeroportuale, fatto di hub e spoke, cioè centri d'eccellenza e centri invece periferici per questioni meno complesse. Sentivo parlare di togliere i reparti divisi per patologie, sostituendoli con quelli per intensità di cura. Sentivo parlare di medici tutor per ogni paziente che lo segua dall'inizio alla fine del percorso. Ecco, questi provvedimenti tengono conto delle differenze che ci sono e che fanno sì che in alcuni posti forse non sia il caso intervenire, in altri è necessario? Guardi, diciamo che questa modellistica organizzativa non è nuova, il modello Hub and Spoke si riferiva alle reti ospedaliere, è un modello che ormai ha 15-20 anni come idea, ma certamente è un modello che garantisce l'efficienza della rete, la distribuzione dei servizi per profili di complessità e di competenza. L'ospedale per intensità di cure è un altro dei modelli, un altro dei fascini dell'organizzazione, ma diciamo che il principio è giusto, ritrovare risorse all'interno di una migliore organizzazione dei servizi che comunque tengono al centro, attenzione, non necessariamente il risparmio, anzi tutt'altro, ma la soddisfazione dei bisogni del paziente, perché poi dobbiamo stare attenti a questo, cioè, troviamo dei modelli che poi espellono il paziente, invece deve restare al centro, sono sicuramente quelli che possono nell'immediato darci quel ritorno di risorse, miglior utilizzo delle risorse che tornano utili. Posso dire due cose ancora? Un attimo, abbia pazienza, abbiamo proprio un ping pong a testa. Questo significa meno soldi, ma anche meno sprechi per risparmiare. Investire molto sulla prevenzione sul territorio, in modo tale che attraverso questo binomio si dia la possibilità di una maggiore partecipazione da parte dei pazienti o quelli che ritengono di servizio sanitario nazionale, ma anche una riduzione di quelli che sono gli afflussi impropri presso gli ospedali. Prego. Volevo proporre, perché io credo che ci bisogna anche in questo settore fare una sorta anche di rivoluzione culturale, chiamiamola così, parola grossa, però so, e cominciare a usare parole diverse. Una, è tutto il sistema che deve essere eccellente. Non possiamo qualificare un sistema perché ha delle eccellenze. È il sistema che deve essere eccellente. Però bisogna essere anche realisti. Sì. Ma le assicuro che se un sistema dove si fa un grande trapianto e poi non si curano le polmoniti, le assicuro che è un sistema che non funziona. Okay.
Bianco, si sta parlando, c'è Sanity in questi giorni a Roma, c'è quindi un'occasione per incontrare, perché si incontrino le eccellenze professionali e non solo, con un occhio molto attento da parte della politica. Il tema centrale sembra essere la prevenzione. Che vuol dire prevenzione? Noi pensiamo ai bambini, alle scuole, ai vaccini. Che significa prevenzione? Ma prevenzione significa intervenire a livello della prevenzione primaria e secondaria in modo tale da evitare che ci sia lo sviluppo di determinate patologie e che si possa intervenire per tempo, traduciamolo in maniera molto semplice, onde evitare che poi si arrivi all'ospedalizzazione in una situazione che richiede non solo spese ma una maggiore gravosità anche per la stessa domanda per entrambi. Un altro punto urgente pare essere una riorganizzazione, un intervento legislativo per quanto riguarda la responsabilità professionale dei medici, perché insomma ci sono boom di querele che determinano un esodo da alcune specializzazioni, penso a ortopedia o a ginecologia, è così? E che ne pensa Bianco? È esattamente così, credo che questa questione lasciata lì per troppo tempo si sia attorcigliata e avvitata. Nel senso che al di là del boom dei contenziosi medico-legali presso i giudici, diciamo così, si è creato anche un clima, una cultura. Lei che pensa? Bisogna modificare tante cose, provvedere a tante cose, bisogna modificare l'impianto della, sotto il profilo giuridico della responsabilità in ambito sanitario, bisogna intervenire sul meccanismo dei risarcimenti civili. Questo è. D'accordo Ormano? D'accordo, aggiungerei una cultura che porti dalla dimensione della contrattualizzazione alla dimensione della relazione medico-paziente. E credo che questo rappresenti il fondamento di una riduzione significativa per quanto riguarda il ricorso alla medicina difensiva, il che significa una nuova cultura, un nuovo modo di relazionarsi, o forse no, non un nuovo modo, un vecchio modo che abbiamo dimenticato. E quindi anche l'idea del medico tutor credo che sia molto importante, perché significa un rapporto privilegiato, non nel senso utilitaristico, ma nel senso nobile dell'espressione, tale che attraverso questa relazione si crea un'alleanza terapeutica ed un'alleanza di cura. Per cui nessuno in un ospedale possa sentirsi sperduto alla ricerca dello specialista che compare come è una divinità in qualche rara occasione. Stamina, un trattamento non ancora sperimentato, mancano risposte dei comitati scientifici che sono stati tra l'altro stabiliti ad hoc. Un vostro parere, professor Bianco? Beh, noi questa questione proprio con Lucio l'abbiamo affrontato nel decreto di conversione, allora c'era ancora la commissione speciale, no? Non c'erano ancora le commissioni specifiche insediate. E, come dire, abbiamo cercato di affrontare ex post, perché attenzione, c'era un problema già partito, non è che l'abbiamo creato. Secondo tre direttrici. Primo, quello di prevedere che i nuovi inserimenti avvengano solo all'interno di un modello sperimentale, giusto? Secondo, quello di limitare l'accesso alla sperimentazione a un gruppo definito di malattie, le malattie rare, perché altrimenti diventa tutto lo scibile umano. Terzo, come mediazione, allora trovammo quella di ricondurre i criteri di questi farmaci, che a livello europeo sono considerati farmaci, agli standard di qualità dei trapianti. Ecco, queste erano le tre cose poi la Camera è stato modificato qualcos'altro. Professor Romano, è realtà o fantascienza, sempre per stare su questo tema, la pressione delle grandi multinazionali farmaceutiche per orientare i fondi della ricerca puntando su alcune patologie piuttosto che su altre e con un'invasione di campo anche su questo tema, per esempio per stoppare questa sperimentazione? Questo è un discorso delicatissimo. Però, no, è quello che dicono. Sì, 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 no, è un discorso delicatissimo. Io eviterei questa dialettica tra Mannoni e la comunità scientifica perché credo che sia abbastanza chiaro. Apro e chiudo una rapidissima e sintetica parentesi, tutto ciò che è da interesse del paziente deve essere validato dalla ricerca scientifica, certo. Altrimenti creiamo il mercato delle illusioni e delle inutili speranze. Chiusa questa parentesi, io credo che bisogna anche gratificare le case farmaceutiche di un impegno evidentemente d'aziende per quanto riguarda lo sviluppo della ricerca. Che sviluppi un determinato filone di ricerca un'azienda, ma credo che questa sia una tale ovvietà che si rientri nell'etica dell'azienda, nell'etica dell'economia di un'azienda.
l'azienda, ma che possa pilotare gli altri onestamente, non credo assolutamente. È di questo ne sono ben convinto. Ne sono ben convinto. È facile, come dire, buttare fango su tutto e su tutti. Noi abbiamo una ricerca in Italia autonoma, abbiamo una ricerca delle aziende abbiamo che sponsorizzano. I soldi per la ricerca dove si trovano, a proposito di soldi che non esistono? Beh, noi sappiamo che non arriviamo, credo, all'1% per la ricerca pubblica, non arriviamo all'1%. Sì. I soldi alla ricerca negli altri paesi vengono fondamentalmente dalle imprese. Alcuni settori... Ma le nostre imprese sono... Esatto, questa la risposta se l'è data da sola, nel senso che la ricerca fatica a trovare perché anche tutto il sistema... Certamente andrebbe incoraggiata, andrebbe ulteriore, cioè occorrerebbero investimenti a ricerca. È vero quello che diceva Lucio, è anche vero che la ricerca adesso è soprattutto in mano alle imprese e all'industria biotech, l'industria farmaceutica, sono quelli che fanno ricerca. Quindi bisogna anche in qualche modo soggiacere alle loro direttive? No, soggiacere, certamente bisogna tenerne conto, tenerne conto. E naturalmente ogni investimento da buon regola di mercato ha i suoi fini e i suoi interessi. Questo è molto preoccupante. È molto preoccupante per certi versi, però dobbiamo anche guardare l'aspetto positivo, perché una ricerca, per quanto possa essere utilitaristicamente finalizzata alla redditività di un'azienda, purtuttavia ha uno scopo, quello del bene salute. Trovare l'equilibrio, credo che questo sia lo sforzo a livello politico e a livello anche delle aziende, fermo restando che le aziende sono autonome per quanto riguarda lo sviluppo della loro attività di ricerca. Giustamente. Senta, una legge tanto attesa che si era nata ormai da tempo, quella sul fine vita, che succede a Bianco? Credo che... Voi non ne volete parlare perché avete all'interno del PD posizioni diverse, nel PDL non ne vogliono parlare per posizioni diverse, non lo so se Scelta Civica siete tutti d'accordo, non credo neanche lì, e quindi... Noi come medici ne parliamo tutti i giorni, okay. Quindi non è per noi un problema da questo punto di vista. Credo che attenga almeno al momento, se parliamo dal punto di vista politico, a quelle questioni, a quegli elementi, diciamo così, che in questo momento non si possono o non... Abbiamo le mani legate così, Cioè, questo è... Io sono pronto. Lucio Armani. Sono prontissimo. Siete pronti come? In che senso? Ditemi soltanto questa in 20 secondi. Ad assumerci le nostre responsabilità. A livello trasversale e all'interno anche delle nostre realtà partitiche, perché è evidente che le posizioni antropologiche su questi temi sono diverse, sono variegate e credo che la legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento è una delle leggi che, come dire, sono depositate ancora lì al Senato e rientrano tra quelle della 16ª legislatura che o prima o dopo dovranno essere prese in considerazione. Potete fare pressioni perché sia prima? Ma io credo che in questo momento, le dico in maniera molto onesta e sincera, c'è una priorità assoluta per quanto riguarda tutte le tematiche nell'ambito economico finanziario. Credo che, come dire, il taglio iniziale di questo governo, e noi ci siamo insediati da poco meno di 3 mesi o poco più di 3 mesi, credo che sia proprio quello in ambito economico finanziario. Verranno a galla e credo tra non molto tutte le varie tematiche inerenti alla bioetica. Anche perché non è possibile parlare di medicina, parlare di sanità senza toccare tutti gli argomenti che riguardano la vita dell'uomo in tutti gli ambiti della sua esistenza, in tutti i periodi della sua esistenza. Non sono temi e ambiti separabili, no? dall'approccio alla materia. Noi siamo andati a sentire il Tribunale dei diritti del malato, che voi conoscete bene come medici, come politici, che è interlocutore critico, essendo l'espressione di un'associazione di cittadini, Cittadinanza Attiva. Torino Aceti, tra l'altro, è il responsabile del coordinamento nazionale dell'associazione di malati cronici. Abbiamo chiesto il suo punto di vista su alcune delle questioni più urgenti e naturalmente si va sempre a finire in ambito economico. Ascoltiamo. Torino Aceti è responsabile d'alto di un coordinamento di tutte le associazioni di malati cronici in questo paese. Il sistema sanitario nazionale dipende totalmente dal Ministero dell'Economia, come tutto ormai, e siamo in un momento di crisi terribile. Quali sono però le criticità su cui intervenire immediatamente? Beh, secondo la nostra organizzazione, secondo le segnalazioni che ci arrivano, c'è sicuramente un problema di accesso alle prestazioni. Cioè, oggi quello che dovrebbe essere garantito di fatto non lo è. Una su tutte la questione di liste d'attesa che riguardano anche patologie gravi. Sì, patologie gravi, ad esempio, ecco, sulla questione oncologia, alcune prestazioni da alcune segnalazioni che giungono alla nostra associazione arrivano anche a 6 mesi di attesa. Questo dipende da regione a regione?
Quali sono le regioni peggio messe? Rispetto alle liste d'attesa sicuramente il centro-sud è quello con un po' più di difficoltà rispetto alle altre. E magari sono le regioni che spendono di più? No. Il centro-sud, questo è un luogo comune, ci sono alcune regioni, abbiamo visto da dati ufficiali, che spendono di più e che sono più efficienti, vedi regioni del centro-nord, ci sono regioni che spendono di meno rispetto ad altre e che sono quelle del centro-sud, quindi spendere meno non vuol dire sempre spendere meglio. Ok, però spendono di più le regioni più ricche, quindi tu mi stai dicendo che il federalismo anche dal punto di vista sanitario non ha funzionato. Il federalismo è un fenomeno che noi accogliamo positivamente, sono le distorsioni del federalismo che non sono positive. Un esempio? Un esempio è il tema dell'assistenza farmaceutica, che per molte associazioni pazienti è molto sentito. Oggi non è possibile sempre accedere ad un farmaco che è approvato a livello nazionale nelle regioni, cioè lo Stato lo approva a livello nazionale e poi nelle regioni non si sa se verrà garantito e non si sa in quali tempi. E la burocrazia che frena o l'intromissione anche quella che la dietrologia chiama le lobby delle grandi case farmaceutiche? In questo caso è la burocrazia, la pesante burocrazia e la paura di far esplodere la spesa. Oggi noi abbiamo un'Agenzia Italiana del Farmaco e poi abbiamo in ogni regione una commissione regionale che duplica le funzioni dell'agenzia e si arroga delle competenze che non ha perché stanno in capo all'agenzia, e questo con conseguenze sulla disparità di accesso ai trattamenti. Un esempio su questo, per esempio, il caso dell'epatite C. L'epatite C oggi è possibile trattarla ed eradicarla con delle terapie innovative che sono state approvate dall'Agenzia Italiana del Farmaco circa 6 mesi fa, ma ad oggi purtroppo nelle regioni non è possibile accedervi. Questo perché ovviamente sono farmaci che costano molto e che quindi attraverso burocrazia e quindi passaggi ulteriori della macchina burocratica si pone, diciamo, un divieto d'accesso ai cittadini. Voi avete quante sezioni, quante sedi negli ospedali d'Italia? Noi abbiamo oltre 300 sezioni del Tribunale per i diritti del malato. E sono tutti volontari quelli che lavorano? Sono tutti volontari. Le lamentele più grandi riguardano che cosa? Sicuramente abbiamo le liste d'attesa, come ho detto, la presunta malpractice, quindi presunti errori diagnostico-terapeutici. Stanno mettendo in crisi il sistema dei medici, non c'è più nessuno che si iscrive a ortopedia, per esempio. Sì, questo anche qui va regolamentato, secondo te, in maniera legislativa un po' più attenta a questa situazione? Questo sì, un po' più attenta, perché in effetti il decreto Balduzzi, che è stato approvato quest'estate, che affrontava anche il tema della responsabilità professionale, è già stato messo in crisi da alcune sentenze della Corte di Cassazione. Quindi anche lì è un tema che va affrontato, per esempio, attraverso la questione della prevenzione del rischio clinico. Piuttosto che sotto il profilo della responsabilità, bisognerebbe impegnarsi molto sul prevenire il rischio e quindi l'insorgere di responsabilità. Quello è un tema che purtroppo, e questo negativamente noi lo vediamo, non viene messo in agenda. Avete la politica come interlocutore? O c'è stato un periodo in cui lo era di più? Nell'ultimo periodo ovviamente ci sono stati molti... Troppi cambi. Sì, troppi cambi, e i governi che si sono succeduti hanno agito troppo per decreti legge, espropriando anche un po' il Parlamento della sua sovranità. E noi su questo ci teniamo a ribadire invece la necessità che il Parlamento si occupi, perché attraverso il Parlamento possono anche partecipare maggiormente le associazioni come le nostre al dibattito, altrimenti se lo si sposta soltanto nelle sedi governative noi anche come organizzazione siamo escluse. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei. Questo è il parere del Tribunale dei diritti del malato su alcune delle questioni che abbiamo cercato di toccare anche quest'oggi. Amedeo Bianco, un commento? Sì, credo che l'osservazione sulle liste d'attesa sia un'osservazione giusta. Dobbiamo solo cercare di capire... E poi la cosa che fa imbestialire di più la gente, no? E fa pena, perché quando ti prescrivono un'ecografia per un sospetto di un tumore al seno, per esempio, o di là da 6 mesi, sono 6 mesi d'inferno quelli d'attesa. Io su questo ho qualche dubbio. Ho qualche dubbio che con una diagnosi di questo genere, un sospetto di questo genere, si aspetti 6 mesi.
detto francamente. Quindi c'è anche un po' troppo... Ho qualche dubbio che sia così, perché in genere i meccanismi, ci sono dei meccanismi di compenso... Giornalisti esagerano, sempre? No, non voglio dire questo, sì, qualche volta esagerano, non c'è dubbio su questo. Però, voglio dire, ho qualche dubbio che una richiesta di sospetto cancro al seno vada in lista d'attesa e aspetta 6 mesi. Ecco, ho qualche dubbio su questo. Detto questo, il problema della lista d'attesa è un problema vero, va affrontato da tutti i punti di vista. Tenete presente che non esiste in Europa e nel mondo nessun sistema sanitario su base universalistica e a libero accesso che non abbia liste d'attesa, perché è strutturale al meccanismo, capito? Ecco. Quindi il problema è governare la lista d'attesa secondo criteri di appropriatezza, di efficacia. Bisogna intervenire sul lato della domanda, sul lato dell'offerta dei servizi, perché altrimenti si crea una situazione molto, molto strana, ecco, da questo punto di vista. Sul federalismo abbiamo sentito, sono le osservazioni che abbiamo già fatto. Federalismo virtuoso. Uno degli aspetti negativi del federalismo è appunto questa parcellizzazione a macchia di leopardo nelle varie parti d'Italia. E credo che questa sia una delle negatività, non so se il collega Medeo sia d'accordo su questo, di un'interpretazione un po' eccessivamente forzata del titolo quinto, perché essendo materia partecipata alla sanità a livello governativo e a livello regionale, credo che ci sia veramente una disparità enorme, soprattutto per un'ingerenza, diciamo in maniera molto franca, che ha caratterizza e temo che caratterizza anche il futuro, l'ingerenza della politica all'interno della gestione della sanità, perché io credo, non voglio essere provocatorio, ma nel senso anche costruttivo, se c'è un tribunale dei diritti del malato, credo che si bisogna anche richiamare i diritti dei medici perché possano svolgere la loro azione in piena dignità, in piena autonomia e nel riconoscimento delle competenze professionali che sono certamente presenti in ambito italiano. Non è che noi siamo secondi ad altri, sicuramente abbiamo delle grandi capacità che poi per ragioni di ordine di inserimento del mondo del lavoro emigrano all'estero e noi abbiamo delle eccellenze italiane all'estero e purtroppo sono costretti perché non trovano il giusto spazio, il giusto rilievo nella nostra realtà e credo che in questo ci dovremmo tutti interrogare per creare dei percorsi tale che le nostre eccellenze rimangano in Italia e svolgano la loro azione. Professor Lucio Romano, io la ringrazio, la saluto e no, un secondo solo, le volevo augurare. Spesso ci capita che personalità che provengono dalla società civile, che si prestano alla politica, in qualche modo o vengono fagocitate dal sistema o la loro presenza viene tacitata il più possibile perché può essere disturbativa. Io le auguro di continuare a disturbare a partire da quello che ha fatto negli ultimi anni, di continuare ad essere medico e persona secondo l'appartenenza, insomma. Posso chiudere con una sola osservazione? Sì. Posso chiudere? Io mi sento molto libero anche nell'ambito dell'attività politica. Nei miei confronti non c'è nessuna costrizione, non c'è nessuna direttiva che sia escludente. Credo che il mio percorso, il percorso di Amedeo e di tanti altri, sia un percorso inclusivo, perché la politica è interpretazione del bene comune. Ma io me lo auguro, etica anche perché siete due medici, insomma due medici in commissione sanitaria, non siete mica solo voi due, ce ne sono altri. No, ce ne sono anche altri. Sono anche speriamo altri. Che almeno da questo punto di vista qualcosa riescano a quagliare per il bene della salute dei cittadini. Adesso a questo punto grazie a lei, grazie. Mi trattengo un attimo con Amedeo Bianco, vedo che insomma siete amici, vi date del tu, voi vi conoscete bene, noi non vi conosciamo così bene, sappiamo che Amedeo Bianco è presidente della FNOM CEO, che significa Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici e Odontoiatri. Qualcuno ha storto il naso sul fatto che lei adesso è senatore è ancora presidente dell'Ordine dei Medici, che dice? Ma questo è, diciamo, il mio, oltre che la mia professione, il mio retroterra culturale, il mio, come dire, il mio vissuto civile e sociale all'interno della federazione. Su questa storia di una presunta incompatibilità, si riferisce a quello, immagino, la sua domanda, noi abbiamo fatto una riflessione totalmente aperta, libera in questo sì, mondo. Sì, e diciamo che... Chiaro che non si è eletto da solo. No, ma a parte questo, a parte le elezioni, la riflessione è più di carattere generale, nel senso di dire, guardate che gli ordini non è che sono, rappresentano gli interessi di categorie professionali, gli ordini sono enti pubblici e rappresentano interessi collettivi. È evidente che gli interessi collettivi non possono essere in conflitto con quelli di un parlamentare.
parlamentare sarebbe rappresentare interessi pubblici, non interessi particolari. Ma magari, il problema è che non tutti i parlamentari rappresentano interessi pubblici, però insomma l'obiettivo deve essere quello, spero ovviamente. Allora io mi ero fatta tradire prima, ma anche se avevo letto la biografia, ma insomma, dal suo accento piemontese, che è il mio, quindi insomma è un'appartenenza comune, perché lei è cresciuta a Torino, si è laureato a Torino, insomma, quindi mi pare che le sue specializzazioni siano in malattie dell'apparato digerente e oncologia anche, no? E poi insomma il percorso universitario. Lei ha dei figli, professore? Ho una figlia, sì, che mi ha già dato un nipote. Ah, quindi, ma non fa medicina, no? Non è... No, no, lei ha fatto un percorso tutto suo, tutto particolare. Chiedo anche a lei cosa ne ha pensato la figlia, insomma la famiglia della sua entrata in politica. Ti vai a cercare dei guai, non so? Beh, guardi, sì, nel senso, beh, io i guai me li ero già cercati facendo il presidente della FNOM, detto fra noi, perché fatto con un certo modo è cercarsi i guai. Detto questo, l'abbiamo valutato, non è stata una decisione mia fondamentalmente, quello di accettare un invito. Io non ho tessere di partito. E infatti ecco, non è mai stato legato a un partito. Non, mi è stato chiesto di partecipare alla vita pubblica del paese, in istituzione qual è il Parlamento, portando l'esperienza, portando come dire, la voce, la rappresentanza di mondi professionali per quello che posso io rappresentare. E quindi da questo punto di vista la scelta non è stata una scelta facile per me, davvero, perché ero molto preso dal mio lavoro, ho una situazione familiare particolare, mia moglie è gravemente ammalata, quindi non è stata una scelta facile. Ecco, l'abbiamo fatto e l'ho fatto anche sulla spinta di amici, di colleghi, per dire porta questa esperienza, poi casa tua è questa, probabilmente, non è quella, quindi naturalmente torni a casa. Le manca il contatto con gli ammalati? Beh, insomma, adesso sì. A parte la situazione familiare, ma dico con quei pazienti. Sì. Devo dire di sì, io poi... A parte che immagino che darà un sacco di consulenze gratuite in Parlamento. Quanta gente, quanti colleghi le vengono a chiedere? Tanto dolore... Sì, mi dica che è così, lo facciamo tutti, vero? Sì, più scherzando, più che altro, perché ho l'impressione che dei medici parlamentari non si fidino. Ma veramente? No, secondo me che non osano. Non probabilmente no, no, ma qualche volta scherzando, ridendo, eccetera. Ce ne sono diversi, viene chiesto qualcosa. Abbiamo un ottimo servizio sanitario al Senato, quindi sanno dove rivolgersi meglio di me, insomma, ecco, quindi... Senta, è più difficile diventare medici oggi ed è meglio che sia più difficile o no? Io non so se sia difficile, perché credo che ogni stagione porti le sue difficoltà, le sue... Quando mi sono laureato io, ho cominciato a fare io il medico, c'erano dei profili di difficoltà, c'erano delle suggestioni della medicina. Beh, io sono entrato, diciamo, alla nascita del Servizio Sanitario Nazionale, quindi sono entrato dentro il sistema e la mia professione si è totalmente sposata con lo sviluppo del Servizio Sanitario Nazionale. Io sono un medico ospedaliero. Per noi l'ospedale era tutto. Era tutto, era la casa, era il luogo degli amici, era il luogo della... per carità, della produzione del reddito, era il ruolo dell'emancipazione sociale, era il posto dove sviluppavi le tue conoscenze e le tue competenze. C'era questa identificazione perfetta del professionista con l'organizzazione. Si sentiva una mission. Ecco, quello che ho notato negli ultimi anni, eccetera, è che questa identificazione è andata molto, ma molto sbiadendo. E questo è un elemento di debolezza, di grande debolezza della tenuta del sistema, perché il sistema cessa di essere quel luogo di incontro, di formazione, di affidabilità, e questo mi preoccupa molto. Mi preoccupa molto perché, come diceva anche Lucio prima... I bravi medici devono essere innanzitutto medici e non manager. Ecco, devono essere... No, ma a parte questa distinzione così, i medici devono... viverla la professione, non esercitare. E vivere la professione vuol dire vivere la complessità dell'esistenza, delle relazioni, dei conflitti, eccetera, eccetera.
E solo così si cresce, si riesce a essere bravi medici, perché io voglio dire, tanti anni di lavoro ho imparato questo, stando vicino alle persone si vive, si cresce. Sta ancora più riconfermandoci, anche se sembra una frase fatta, che insomma, non si diventa medici solo per interesse, ma ci vuole una vocazione, altrimenti si va avanti proprio, vero? Sì, o perlomeno si è una specie diversa. Ecco. Sì, poi non si sa quanto si regge e quanto funziona. Professor Bianco, un sacco di auguri per la sua attività politica, ma soprattutto per la sua famiglia e per la sua vita. Grazie e buon lavoro. Molto, buona... Io vi invito, se volete, a riguardarci. Noi come tutti siamo su YouTube, potete rivedere tutte le nostre puntate e naturalmente seguirci su Facebook, su Twitter e scriverci a mappero@tv2000.it. Quest'oggi due medici, due politici qui con noi. Grazie.